Allora, oggi continuiamo a parlare di moti infinitesimi ed in particolare andiamo a trattare il teorema di Freudenstein. Il teorema di Freudenstein riguarda in qualche modo i generatori di funzione, infatti il quadrilatero articolato, ma anche altri meccanismi, possono essere utilizzati per generare una funzione, cioè vale a dire un rapporto di trasmissione, in particolare un rapporto di trasmissione variabile. Quindi secondo una certa funzione. Ecco, vi anticipo che il teorema di Freudenstein afferma che i valori massimi e minimi del rapporto di trasmissione si hanno nelle configurazioni in cui l'asse di collineazione risulta perpendicolare all'asse di Biella. Bene, andiamo ora a trattare nel dettaglio questo argomento. Allora, facciamo lo schema di un quadrilatero articolato il quadrilatero articolato è il seguente, abbiamo A0, B0, AB. Questo è il centro di istantanea rotazione della biella 3 rispetto al telaio, quindi questo è 1, questo è 2, 3 e 4. Questo punto di particolare interesse per ciò che ci apprestiamo a fare è il centro di istantanea rotazione di 2, 4, cioè nel moto relativo di 2 rispetto a 4. In realtà questo centro può essere facilmente verificato applicando il teorema di Aaron-Hall Kennedy, perché A con 0 in sostanza coincide con il P2, B con 0 coincide con il P4, per cui dal teorema di Aaron-Hall Kennedy P2, P4, P2,4 devono essere allineati, questa è una condizione. Un'altra condizione è che A coincide con il P2,3 dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli e B coincide con il P3,4. Quindi da queste due condizioni di allineamento ricaviamo il P2,4. Ma lo stesso discorso vale per il P3, P2, P2,3, P3 devono essere allineati, P4, P3,4, P3 devono essere allineati. Ok? Abbiamo dimostrato a suo tempo che tutti i possibili centri di istantanea rotazione sono ricavabili da una formula che deriva dal calcolo combinatorio che abbiamo dimostrato e nel caso di un quadrilatero, quindi a quattro membri, questi sono 6, va bene? Perché n per n-1 diviso 2, se n è 4, va bene? Otteniamo appunto questi 6 centri di istantanea rotazione. Allora, per quanto riguarda l'asse di collineazione, l'asse di collineazione è l'asse che congiunge questi due centri. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, a proposito del teorema di Bobillier. Ma in questo caso noi, ripeto, focalizziamo l'attenzione sul punto P2,4. Allora, se noi supponiamo assegnata una velocità angolare omega 2, da una rapida analisi della velocità, noi possiamo ricavare la velocità di questo punto A, semplicemente come omega 2 a 0A. Di conseguenza conosciamo il centro di istantanea rotazione della biella B e quindi questo è omega 3. Proseguendo con l'analisi cinematica,
posso ricavare questo vettore velocità del punto B, dividerlo per B0B e ricavare la velocità angolare, questa di qua, questa è la velocità di B e questa è la omega 4, va bene? Quindi possiamo, assegnata la velocità angolare omega 2, risalire alla omega 3 e in particolare alla omega 4. Bene, questo è il centro di istantanea rotazione nel moto relativo di 2 rispetto a 4, o viceversa di 4 rispetto a 2. Ecco, noi in questo caso parliamo di rapporto di trasmissione omega 4-2. Quindi se io rappresento, indico con K il rapporto di trasmissione 2-4, questo è uguale omega 4 su omega 2. La convenzionale rappresentazione del rapporto di trasmissione, come avete fatto a suo tempo per le ruote dentate, no? Ok? Quindi noi possiamo utilizzare un quadrilatero articolato per la trasmissione del moto tra due assi paralleli, in questo caso perpendicolari al piano della lavagna, di cui uno passa in A0 e l'altro passa in B0. Però per la trasmissione del moto, in questo caso, contrariamente alle trasmissioni a cinghie, per esempio, alla trasmissione a catena o alle ruote dentate, possiamo utilizzare un sistema articolato, cioè un quadrilatero articolato. E come potete immaginare, questo rapporto di trasmissione è variabile, perché nel variare la configurazione del quadrilatero, queste velocità angolari variano, cioè il rapporto non è costante, va bene? Attenzione, perché potremmo per esempio fare riferimento a questo caso particolare, che è un particolare quadrilatero che abbiamo già incontrato più volte durante il corso, che è il parallelogramma articolato, va bene? Se parliamo di un parallelogramma articolato, il discorso è un po' diverso, perché questa per esempio è la omega 2, questa è la velocità di A, questa è la velocità di B, e quindi di conseguenza posso ricavare una omega 4, ma la omega 4 in questo caso particolare è uguale alla omega 2, ok? Qui abbiamo un centro di istantanea rotazione del membro 3, cioè della biella, che come visto più volte è costantemente all'infinito, quindi questo è un P3 infinito. Analogamente abbiamo un centro di istantanea rotazione 2-4 che è ugualmente all'infinito, giusto? Nel moto relativo di 2 rispetto a 4. E questo è un caso particolare in cui il rapporto di trasmissione, ok, è costante ed è uguale a 1. Potremmo dire che questo parallelogramma è appunto omocinetico, perché mi dà un rapporto di trasmissione costante uguale a 1. Cioè quelle velocità angolari sono uguali. È ovvio che questo è un caso particolare, perché in generale accade questo, e quindi abbiamo un rapporto di trasmissione variabile. Ok? Rapporto di trasmissione variabile, però, in tutte le configurazioni, il teorema di Aaron-Kennedy deve essere rispettato, naturalmente. Ok? E quindi, siccome A0B0 sono delle cerniere fisse, questo allineamento sarà sempre lo stesso. Va bene? Cioè, secondo questa retta. Quindi che cosa possiamo dire? Che il rapporto di trasmissione è sì variabile, in generale, per un qualsiasi quadrilatero articolato, ma nel rispetto del teorema di Aaron-Kennedy, questo punto P2-4 cosa fa? Oscilla su questa retta. Perché mentre l'altra retta si muove, perché è la retta che rappresenta l'asse della biella 3, e la biella 3 si muove di generico moto nel piano, roto traslatorio, queste due sono cerniere fisse, quindi questa retta qui è fissa
nel piano. Di conseguenza, ripeto, questo punto P2,4 in generale possiamo immaginare che ha un movimento di oscillazione. Che tipo di movimento? Beh, dipende dalle caratteristiche del quadrilatero, ovviamente. Però intuitivamente già possiamo osservare questo comportamento. Bene, noi abbiamo parlato anche di traiettorie polari. Le traiettorie polari sono le traiettorie del centro di istantanea rotazione rispetto al sistema fisso, se parliamo del moto di biella, e rispetto al sistema mobile, ok? Ma stiamo parlando di moto assoluto. Bene, in questo caso noi siamo ancora interessati alle traiettorie polari, ma sono entrambe mobili, ok? Quindi stiamo ora ragionando non sul moto di P3, che rappresenta il centro di istantanea rotazione di 3 rispetto al telaio, e quindi di conseguenza una delle due polari è fissa, perché è la traiettoria di P3 rispetto al sistema fisso. In questo caso stiamo facendo riferimento a P2,4, che è quello relativo tra 2 e 4, ma 2 e 4 si muovono tutte e due, e quindi questo 2 e 4 traccerà una polare mobile associata a 2, una polare mobile associata a 4. Il moto relativo tra queste due traiettorie polari mobili è ancora caratterizzato naturalmente da un contatto di puro rotolamento. Va bene? Quindi valgono le stesse proprietà, d'accordo? È solo un diverso modo di vedere le cose, perché anche qui naturalmente parliamo di moto relativo, ma se io fisso 4, studio il moto di 2 rispetto a 4, è la stessa cosa, ok? Va bene? Questo è molto importante. Allora, per dare ancora una visione per il momento ancora intuitiva, come possiamo immaginare che siano fatte queste traiettorie polari nel moto relativo? Ma il discorso è abbastanza semplice. Come vi ho detto, il teorema di Aaron-Kennedy deve essere rispettato, quindi io mi aspetto che in generale questo punto si sposti. Se non si spostasse, il rapporto di trasmissione sarebbe costante, ed è quello che accade nelle ruote dentate circolari. Nelle ruote dentate circolari, il P0, che rappresenta il centro di istantanea rotazione del moto relativo delle due ruote, ed è fisso nello spazio rispetto al telaio. Perché? Perché il rapporto di trasmissione è costante. Ok? In questo caso, ripeto, non è costante, è variabile e quindi si sposta. Quello che viene fuori è che le traiettorie polari non sono due circonferenze, ma sono due curve di raggio variabile, non circolare, altrimenti questo non potrebbe dare un rapporto di trasmissione variabile. Ok? Allora immaginiamo un piano. Un piano vuol dire un foglio solidale a 2, ma 2 come corpo rigido che cosa fa? Ruota intorno ad agon 0, che è un punto fisso, quindi vorrà dire che il mio piano, in questo caso rappresentato dal foglio, qui ha un punto fisso, il suo moto è puramente rotatorio intorno ad agon 0, quindi si muove esattamente in questo modo, giusto? Ma il P2,4 abbiamo detto che oscilla su questa retta fissa nel piano della lavagna. Quindi se voi immaginate di mettere un pennino qui, mentre il 2 ruota, questo punto, se avesse una distanza costante rispetto ad agon 0, traccerebbe una circonferenza. Ma non ha una distanza costante, perché abbiamo detto che il rapporto di trasmissione è variabile, quindi questo punto oscilla su questa retta. Nel momento in cui questo punto oscilla e questo piano ruota intorno a un punto fisso, lo stesso punto andrà a tracciare su questo piano mobile, che è quello di 2, una curva chiusa non circolare, che rappresenta la polare mobile rispetto a 2. Ovviamente lo stesso discorso vale per 4, va bene? Vale per 4 perché io vado a prendere un altro piano mobile
che però questa volta è associato al corpo 4, il corpo 4 che fa? Ruota intorno a quest'altro punto fisso che è B0, va bene? E P2-4 fa sempre la stessa cosa, cioè ha il suo moto oscillatorio che è caratteristico delle lunghezze delle aste del quadrilatero, va bene? Quindi se considero quest'altro piano, questa volta incentrato qui, va bene? Questo pennino, lasciatemi dire, traccia rispetto a questo secondo piano un'altra curva. Un'altra curva perché per esempio in questa configurazione ha questa distanza, non ha questa. Ha questo raggio piuttosto che quest'altro. Quindi sarà un'altra curva di centro B0, va bene? Con raggio variabile. E queste sono le traiettorie polari mobili che rappresentano il moto relativo di 2 rispetto a 4. In altri termini, come vi ho accennato tempo fa quando parlammo di traiettorie polari, ho usato questa frase, no? Ho detto in qualche modo che le polari rappresentano un po' l'essenza del moto, ok? Ho usato questo termine in particolare. Perché nel momento in cui io ho trovato, per esempio, le traiettorie polari nel moto relativo, io potrei immaginare di togliere il quadrilatero articolato e di usare un meccanismo diverso, sagomato, per esempio, secondo le polari mobili nel moto relativo di 2 rispetto a 4. Per esempio, utilizzare delle ruote dentate non circolari, le cui curve primitive, ok, sono identiche alle polari nel moto relativo. La legge di moto sarebbe identica, cioè questa funzione che rappresenta il rapporto di trasmissione variabile sarebbe la stessa. Quindi otterrei due meccanismi equivalenti dal punto di vista cinematico, ok, ma completamente diversi tra loro, perché uno è basato sull'utilizzo di ruote dentate non circolari, quindi coppie cinematiche superiori, e il quadrilatero articolato invece è un sistema articolato che è basato sull'utilizzo di coppie cinematiche inferiori. Ok? Bene. Adesso entriamo un po' più nel vivo di quello che riguarda il teorema di Freudenstein. Allora, sempre a proposito delle traiettorie polari, se vi ricordate, noi abbiamo parlato anche della generazione meccanica delle polari, va bene? Facevamo in quel caso riferimento alla polare fissa e alla polare mobile, poiché stavamo ragionando sul moto di Biella, in questo caso parliamo di moto relativo tra 2 e 4, ma il ragionamento è sostanzialmente lo stesso, no? Perché il concetto di moto relativo, moto assoluto, diciamo, è un modo diverso di vedere la stessa cosa. Allora, anche in questo caso, utilizziamo questa schematizzazione che ci apprestiamo a fare. Allora, andiamo a materializzare il centro di istantanea rotazione P2-4 con un dischetto, vi ricordate? Con un dischetto, o una pallina se volete, e questo dischetto lo indichiamo come il membro 5, come un membro a parte rispetto ai 4 che costituiscono il quadrilatero articolato. Questo dischetto 5, che corrisponde al centro di istantanea rotazione P2-4, viene guidato per il tramite, ok, di due guide, di due glifi. Allora, uno è questo, che è solidale alla BL3, va bene? E un altro, invece, è solidale in sostanza al telaio, cioè al membro 1, che rappresenta anche il telaio.
Quindi questo glifo rappresenta uno, ripeto, in questo caso anche telaio. Quindi questo dischetto 5 viene guidato tramite queste due guide in generale durante il movimento del quadrilatero articolato. Come vedete, a conferma di quanto dicevo prima, questo punto naturalmente oscilla secondo questa traiettoria nel rispetto del teorema di Arnold Kennedy, e quindi questa guida lo tiene anche vincolato a muoversi in quella direzione nel rispetto della cinematica. Va bene? Allora, incominciamo ad introdurre delle grandezze che ci servono più avanti. Allora, indichiamo questa distanza con E, quest'altra distanza con G. E andiamo a fare un'analisi cinematica per risalire alla velocità di questo punto, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto a suo tempo, ripeto, per il tracciamento meccanico delle traiettorie polari fissa e mobile. Ok? Esattamente sulla falsa riga di quel ragionamento. Allora, cosa posso scrivere dalla legge dei modi relativi? Che la velocità di P2,4 di quel punto, ritenuto appartenente a 5, quindi il dischetto, è uguale, è una relazione vettoriale, è uguale alla velocità di P2,4 ritenuto appartenente a 3, cioè alla biella, più la velocità P2,4 di 5 rispetto a 3, la legge dei moti relativi. Va bene? È una relazione vettoriale e quindi dobbiamo trattare ovviamente quei termini come vettori. Ma dalla rapida analisi cinematica che abbiamo fatto prima, noi possiamo facilmente calcolare questa velocità, cioè la velocità di questo punto ritenuto appartenente al membro 3, cioè alla biella. Perché? Perché conosciamo il centro di istantanea rotazione della biella e conosciamo la omega 3 istantanea della biella. Quindi questa velocità, la velocità P2,4 ritenuto appartenente alla biella, a che cosa è uguale? In forma vettoriale ad una omega 3 vettore P3 P2,4. Giusto? E l'andiamo subito a rappresentare. Abbiamo questo vettore velocità. Questo vettore velocità è perpendicolare naturalmente alla congiungente con il centro di istantanea rotazione, nel rispetto di questa equazione vettoriale. In questo caso tale congiungente è rappresentata anche dall'asse di collineazione, quello rosso. In altri termini, questo angolo è naturalmente uguale a 90 gradi. Andiamo a vedere gli altri vettori che compaiono nella legge dei moti relativi. Abbiamo questo termine, ok, che è la velocità relativa. Ma la velocità relativa di 5 rispetto a 3, 3 è rappresentato, come vedete, da questo glifo, no? Come prolungamento della biella 3, questo è tutto un pezzo, va bene? E quindi qual è la direzione di questa velocità? È quella rappresentata dall'asse del glifo, naturalmente. Ok? Quindi di questo termine conosco la direzione, analogamente di questo termine conosco la direzione, perché nel moto assoluto il centro di istantanea rotazione, come dicevo prima, deve muoversi secondo questa guida fissa, cioè deve muoversi secondo questa direzione. Quindi
vado a costruire un diagramma polare delle velocità nel rispetto di questa legge dei moti relativi direttamente qui sulla figura. Ok? Quindi devo fare la parallela a questa, quindi questa è parallela a questa, e abbiamo come risultato questo vettore velocità. Che rappresenta la velocità di P2,4 ritenuto appartenente a 5, cioè la velocità di movimento del centro di istantanea rotazione, d'accordo? È data da questo vettore. Questa è la VP2,4 ritenuto appartenente al dischetto 5. Naturalmente questo vettore velocità è la velocità P2,4 nel moto relativo di 5 rispetto a 3, 5, 3. Ok? Questo è il poligono delle velocità nel rispetto della legge dei moti relativi che abbiamo scritto qui. Quindi, quando parliamo di generazione meccanica delle traiettorie polari, noi utilizziamo questa schematizzazione. L'abbiamo già fatto per il moto assoluto, lo stiamo riapplicando per i moti relativi. E quindi il significato fisico di questa velocità è quella che compare anche nella legge dei moti relativi. Ok? Questa velocità è diversa da zero, altrimenti questo punto non potrebbe tracciare appunto delle traiettorie polari, ovviamente. Ok? Quindi partiamo da questa informazione. A questo punto possiamo scrivere quanto segue. Possiamo scrivere che G-E è uguale ad A0B0. G, cioè la distanza di P2,4 dalla cerniera fissa B0, meno E, è uguale alla distanza 0B0, ma 0B0 è una costante naturalmente, perché rappresenta il telaio. Va bene? Ok. Dopodiché, per la condizione di puro arrotolamento delle polari, noi possiamo scrivere che la omega 2 per E è uguale ad una omega 4 per G. Questa è la condizione di puro arrotolamento delle polari mobili. Va bene? Devono essere uguali, perché se vado a fare la differenza di queste due velocità è zero. Deve essere zero la velocità relativa, perché P2,4 è il polo delle velocità nel moto relativo. Quindi deve avere velocità nulla nel moto relativo, 2,4. Va bene? Quindi ripeto, questa è la condizione di puro arrotolamento delle polari nel moto relativo. E naturalmente abbiamo un omega 2 E che deve essere uguale ad un omega 4 per G. Se volete possiamo fare uno schemino esemplificato di questo tipo, cioè se questo è A con 0, faccio più sotto, se questo è A con 0 e questo punto è B con 0 e questo punto è il P2,4, bene, se io ho questa velocità omega 2 e quest'altra velocità omega 4, essendo a 0B0 due punti fissi, cosa stiamo dicendo? Omega 2 a 0P2,4, che sarebbe E, mi dà questo vettore velocità, giusto? Omega 4 B0P2,4, che sarebbe G, mi deve dare lo stesso vettore velocità. Ok? Se volete possiamo anche utilizzare una schematizzazione di questo tipo con riferimento ai diagrammi di velocità che naturalmente sono lineari. Quindi la omega 2 è più grande della omega 4
perché nel diagramma di velocità questo angolo è più grande di questo, ma questa velocità è la stessa. Se questa, una delle due, fosse più lunga dell'altra, ovviamente avrei una differenza e non è più un polo delle velocità, ok? La differenza deve essere uguale a zero, perché P2,4, sottolineo ancora, è il centro istantaneo di rotazione del modulo relativo, cioè polo velocità, quindi deve avere velocità nulla. Ok, questo ragionamento viene, diciamo, concretizzato con questa relazione. E questa è una condizione importante. Bene, se questa velocità P24 di 5, quella blu, ha questa direzione, questa è legata a che cosa? Alla velocità con cui P24 si muove in questa direzione, cioè alla velocità con cui varia E. Se E fosse costante, questa qui sarebbe uguale a 0. Quindi, in altri termini, questa velocità, che è secondo questa direzione, e quindi ho un moto rettilineo, è uguale alla derivata di E rispetto al tempo. In forma scalare è uguale a D in DT. E questa anche ce la teniamo a mente, perché E rappresenta lo spostamento, la derivata dello spostamento mi dà la velocità derivata da E. Va bene? Secondo questo moto rettilineo all'interno della guida fissa. Bene. Ma come detto in questo punto, qui possiamo anche rappresentare la velocità di questo punto solidale a 2, che sarebbe quella che già ho rappresentato qui. Va bene? Inoltre sappiamo un'altra cosa, che avendo a che fare con un corpo rigido, mi riferisco alla BL3, la componente di questo vettore velocità, questa, deve essere uguale alla componente di questo vettore velocità nella stessa direzione, e deve essere uguale anche alla componente di quest'altro vettore velocità. Quindi, se io vado a tracciare, come ho appena fatto, la perpendicolare all'asse del grifo 3, va bene? Questa componente di velocità deve essere uguale a questa e deve essere uguale a questa per la proprietà di corpo rigido, no? Se ricordate, l'abbiamo detto in una delle prime lezioni, se io ho un corpo rigido lungo una certa direzione qualsiasi, questi vettori devono tutti avere la stessa componente. Ok? Queste componenti devono essere uguali, altrimenti viene meno l'ipotesi di corpo rigido, perché in quella direzione i due punti si muovono con la stessa componente di velocità. Se fossero diverse, vorrebbe dire che la distanza tra questi due punti A e B varierebbe, e quindi abbiamo una molla, un comportamento elastico, non un corpo rigido. Ok? L'abbiamo già detto, ce lo ritroviamo qui. Ripeto, questa componente è uguale a questa, è uguale a questa, per l'ipotesi di corpo rigido. Dopodiché, ragionando su questa figura, andiamo a mettere delle lettere. Quindi qui vado a considerare la perpendicolare e individuo questo punto, poi abbiamo questo punto, questo e quest'altro. Allora, mettiamo delle lettere. Quindi utilizzo la stessa simbologia, la trovate sul testo. Quindi questo è F, questo lo indichiamo come punto D, P24 coincide con il punto E,
con il punto E, e quest'altro punto, che adesso andiamo a spiegare con maggiore dettaglio, è il punto G. Va bene? Questo punto da noi viene fuori. Qui abbiamo la velocità del punto E ritenuto appartenente a 2, cioè per capirci sarebbe questo vettore qui. Quindi il vettore di sopra sarebbe la velocità di questo punto appartenente a 3, questo qui è la velocità dello stesso punto appartenente a 2. Va bene? Entrambi devono avere la stessa componente che chiamiamo Vt su questa direzione per le caratteristiche di moto rigido. Allora, che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere questo, che la Vdt, che sarebbe questa componente, questa qui è la Vdt, va bene, è uguale a che cosa? Individuiamo questo angolo con lambda, queste sono parallele, per cui anche questo angolo è lambda, queste sono rispettivamente perpendicolari, quindi morale della favola che anche questo angolo qui è lambda. Quindi posso scrivere che la Vdt è uguale a questa velocità per il seno di lambda, guardando quel diagramma. Allora, vediamo un po'. Questo vettore velocità è uguale ad omega 2e. Attenzione, questo qui è lambda, perché questa è perpendicolare a questa e questa all'asse di 3, quindi ok, questo è seno di lambda. Attenzione, questo qui non è lambda, ma questo angolo invece lo indichiamo con psi star, come se stessimo applicando il teorema di Bobillier nel moto relativo, e quindi sarebbe l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata, va bene? E questo angolo psi star è proprio rappresentato da questo qui. Va bene? Basta ragionare sui triangoli, quindi questo angolo è psi star, ma queste due sono perpendicolari tra di loro, quindi questa è perpendicolare a questa, questa è perpendicolare a quest'altra, quindi sarebbe anche questo psi star, ma sono alterni interni tra due rette parallele, quindi questo è uguale a quest'altro, è psi star. Allora, essendo quell'angolo uguale a psi star, noi possiamo esprimere ancora scrivere queste relazioni. Allora, EF con riferimento a questo triangolo rettangolo è uguale alla VP24 appartenente a 5, guardando il triangolo rettangolo EFD, per il seno di lambda. Va bene? Ed ancora posso scrivere che Vt, quindi la stessa componente della velocità, la posso esprimere facendo riferimento a quest'altro triangolo rettangolo più piccolo, e quindi è uguale
ad EF sarebbe questo per la tangente di phi star. Ok? Se vi trasporto questo triangolo qui fuori, va bene? Otteniamo questo. Quindi questo è psi star, va bene? E questo lato qui praticamente sarebbe uguale ad F, questo è F. Questo tratto qui sarebbe la V di T, quindi la V di T è uguale ad F per la tangente di psi star. Ho estrapolato questo triangolo rettangolo da questa figura. La prima fa riferimento a questo triangolo rettangolo arancione, quindi sarebbe questo termine che è omega 2e, questa velocità per il seno di lambda, ed EF, geometricamente, F è uguale, su questo triangolo invece più grande, è uguale ad AVP 2, 4 di 5 per il seno di lambda. Vabbè, in sostanza noi scriviamo queste tre relazioni che adesso andiamo a collegare tra loro. Attenzione, abbiamo anche detto che questa velocità in realtà la possiamo esprimere come dE in dt. E allora combiniamo queste relazioni e vediamo che cosa otteniamo. Questo è VT, VT, quindi uguagliamo anche i secondi membri, quindi abbiamo un omega 2e per il seno di lambda che è uguale a df per la tangente di psi star. Ma f possiamo ancora esplicitarla, quindi f è uguale a de in dt seno di lambda per la tangente di psi star. Ok? Questo è quello che otteniamo. Allora, seno di lambda e seno di lambda si semplifica e otteniamo questo risultato. Allora, de in dt, vado ad esplicitare, è uguale ad omega 2 e per la cotangente di phi star, psi star. Questa è la relazione che otteniamo. E già questo è il risultato, ma per dare maggiore significato fisico facciamo degli ulteriori sviluppi. Abbiamo definito all'inizio il rapporto di trasmissione omega 4 su omega 2, ma noi qui stiamo ragionando sulle variazioni del rapporto di trasmissione, ok? Quindi andiamo a considerare la derivata temporale del rapporto di trasmissione, cioè di omega 4 su omega 2. Ma dalla condizione di puro rotolamento delle polari mobili noi possiamo scrivere omega 4 su omega 2 come qui abbiamo dt di quest'altro rapporto, che è E su G. Quindi considerare la derivata temporale del rapporto di trasmissione significa considerare la derivata temporale del rapporto dei due raggi variabili della coppia di polari mobili. Bene, allora siccome questi due termini sono in generale entrambi variabili in funzione del tempo, perché come abbiamo detto il centro di istantanea rotazione del moto relativo oscilla e quindi naturalmente varia sia E che G in generale,
e io devo andare a fare la derivata di questo rapporto, va bene? Ed è quello che facciamo, la derivata di un quoziente, niente di, strano. Quindi d di t per g meno dg in dt per e diviso il quadrato del denominatore. Va bene? Ma qui possiamo scrivere d dt per 1 su g meno dg dt per e su g al quadrato. Però attenzione, perché noi abbiamo scritto anche quest'altra relazione, cioè che g meno e è uguale ad a 0 di 0, quindi la differenza tra questi due termini è una costante. Se io vado a fare la derivata temporale di questo, che cosa viene fuori? Che la derivata di g è uguale alla derivata di e, perché la derivata della costante è 0. Quindi quelle due derivate sono uguali tra di loro. Queste due derivate, per quanto detto, sono uguali tra loro. Se sono uguali tra loro, allora possiamo mettere in evidenza che abbiamo d dt che moltiplica 1 su g meno e su g al quadrato. Quindi questo rappresenta appunto il rapporto di trasmissione, cioè K 2, 4. E vediamo che la derivata, quindi la variazione temporale del rapporto di trasmissione nel modo relativo 2, 4, dipende da questi parametri. Come vedete dipende da d in dt, ma questo d in dt l'abbiamo già espresso in questo modo. Quindi possiamo operare un'ulteriore sostituzione e quindi qui semplicemente vado a scrivere omega 2 e per la cotangente di psi star che moltiplica 1 su g meno e su g quadro. Questo è il risultato, va bene? Quali sono le implicazioni di questo risultato? Noi abbiamo una variazione del rapporto di trasmissione che dipende da questi parametri, ma omega 2 è la velocità angolare di input, no? Cioè del membro motore. Abbiamo assunto che 2 sia il link motore, va bene? Poi abbiamo E e G che non sono nient'altro che i raggi variabili delle due polari mobili, ma interviene un altro parametro che è questo, che è il parametro di configurazione, cioè legata alla configurazione del quadrilatero articolato, perché andiamo a vedere qui sulla figura questo psi star, come vedete è l'angolo formato tra l'asse di collineazione e l'asse di biella, quindi al variare della configurazione del meccanismo naturalmente quell'angolo varia, va bene? Quindi quel parametro è associato alla configurazione del quadrilatero. Ecco, se ci ricordiamo la definizione data all'inizio del teorema di Freudenstein, noi stiamo facendo riferimento alle condizioni di massimo e minimo del rapporto di trasmissione. Eccolo qua. Le condizioni di massimo e minimo è dove si annulla la derivata, naturalmente, la derivata prima. La derivata prima l'abbiamo espressa in funzione di questi parametri, quindi se noi andiamo a imporre che quella derivata risulti uguale a 0, quando è che è uguale a 0? Come vedete è legata a questo parametro di configurazione. La cotangente è uguale a 0 quando psi star è uguale a 90 gradi. Ok? Quindi da qui tiriamo fuori che il rapporto di trasmissione presenta un massimo e un minimo, cioè una configurazione di stazionarietà del rapporto di trasmissione quando psi star è uguale a pi greco mezzo, ed è esattamente quanto viene affermato nel teorema di Freudenstein. C
cioè se quell'angolo è pi greco mezzi, che vuol dire? Che tali configurazioni di massimo o di minimo del rapporto di trasmissione corrispondono alle situazioni per le quali l'asse di collineazione risulta perpendicolare all'asse di biella. Questo è il risultato. Allora, per acquisire maggiore padronanza con questo risultato, andiamo a considerare questo esempio. Questo è l'asse di collineazione. Questo è l'asse di biella, quindi imponiamo la condizione dettata dal teorema di Freudenstein che abbiamo appena dimostrato. Quindi questo punto è il P2-4. Va bene? E andiamo a costruire un possibile parallelogramma, scusatemi, quadrilatero che rispetta appunto questa condizione. Per esempio, lo scegliamo così. Allora, questo punto corrisponde ad A con 0, questo punto corrisponde ad A, questo al punto B di biella e questo corrisponde per esempio al B con 0. Quindi il quadrilatero articolato in questo caso è questo. Bene? Quindi abbiamo questo che è il membro 1, membro 2, membro 3 e membro 4. Il centro di istantanea rotazione di 3 è questo. E come vedete, questo è un particolare quadrilatero articolato in cui l'asse di collineazione risulta perpendicolare all'asse di biella. Ok? Quindi in questa configurazione noi abbiamo una condizione di massimo e di minimo del rapporto di trasmissione tra 2 e 4. Va bene? Ok. Allora, possiamo anche qui rapidamente sviluppare l'analisi dell'oscità. Quindi supponiamo che 2 sia ancora il membro motore, quindi questa è la omega 2, di conseguenza posso ricavare una omega 3, questo è il vettore velocità di A, questo è il vettore velocità di B e naturalmente qui posso risalire anche alla velocità angolare istantanea di 4. Ecco, se noi volessimo in questa particolare configurazione che rispetta il teorema di Freudenstein fare delle considerazioni simili a quelle fatte prima, cioè in merito alla generazione meccanica delle traiettorie polari, polari relative in questo caso, dovremmo ancora una volta considerare, diciamo, un glifo fatto in questo modo, solidale al membro 3 e un analogo glifo che è solidale al membro
1. Ok? Questo è il membro 1. Ancora una volta possiamo associare, materializzare il 2-4 come fatto prima, quindi questo potrebbe diventare il membro 5 per rendere la cosa più intuitiva. Ecco, che cosa abbiamo fatto prima? Abbiamo determinato la velocità, quella blu per capirci, la velocità di questo punto nel suo moto assoluto. Andiamo a vedere cosa accade in questa particolare configurazione. Se considero questo punto appartenente al membro 3, e quindi riscriviamo VP24 appartenente a 5, che è uguale a VP24 appartenente a 3 più VP24 di 5 rispetto a 3, legge dei moti relativi che abbiamo applicato anche prima. Prima di tutto siamo andati a determinare la velocità di tale punto solidale a 3, ma il centro di istantanea rotazione di 3 è questo, quindi la velocità di tale punto solidale a 3 è perpendicolare alla congiungente, che coincide con l'asse istantanea, con l'asse di collineazione. Abbiamo questo vettore velocità, giusto? Di questo conosco la direzione, di questo conosco la direzione, che è legata alla direzione dei due glifi in questo caso, quindi questa direzione è esattamente uguale a quella. Quindi io posso riportare per esempio quel vettore di velocità in questo punto, quindi questa è la velocità P24 appartenente a 3, estrapolato da questa figura, da questo schema, e la velocità relativa è, ho una direzione in questo caso che coincide con quella della VP24 di 3, ok? Contrariamente a quello che accadeva nel caso generale. Qual è la direzione della VP245? Deve essere questa nel rispetto del teorema di Aaron Kennedy, e quindi da questo diagramma dovrei tracciare questa direzione. Cosa viene fuori dalla costruzione del poligono delle velocità? Viene fuori che la velocità blu, cioè la VP24 di 5, è uguale a 0. E la velocità relativa naturalmente risale su in questo modo, ma quella assoluta è uguale a 0 se questo è appunto il polo del diagramma polare delle velocità, quale soluzione grafica della legge dei moti relativi in forma vettoriale. Quindi questo risultato ce l'aspettavamo, no? Perché abbiamo detto che è una situazione di stazionarietà. Va bene? Quindi la componente della velocità secondo questa direzione è uguale a 0 in questa configurazione. Perché? Perché è una configurazione di massimo minimo. E perché è una configurazione di massimo e minimo? Perché è rispettato il teorema di Feuerstein, che l'asse di collineazione è perpendicolare all'asse di BL. Questa non era la configurazione di prima, perché come vedete questo è l'asse di BL e questo è l'asse di collineazione, formano un angolo psi star che non è 90 gradi, ok? E quindi come vedete ottengo una velocità che è diversa da 0, quindi vuol dire che in questa configurazione questo punto ha questa velocità, quindi si sta muovendo secondo l'asse,
per cui non può essere una condizione di massimo minimo del rapporto di trasmissione, perché si sta spostando in questa direzione. Questo non accade nel momento in cui, appunto, facciamo riferimento a quella configurazione, semplicemente una verifica del teorema di Feuerstein che abbiamo appena dimostrato. Bene, io a questo punto facciamo in tempo a fare qualche esempio che riguarda l'applicazione in particolare del teorema di Bouvillier che abbiamo visto al suo tempo, quindi con riferimento a delle configurazioni un po' particolari che sono molto utili nella risoluzione degli esercizi. In particolare possiamo analizzare la situazione di un manovellismo in quadratura, cioè con la manovella, come vedete, a 90 gradi, ok? Cioè questo angolo di manovella è uguale a pi greco mezzi. Allora, questo punto è a con 0, questo è A e questo è B. Come al solito, questo è il telaio, questo è 2, questo è 3, il pistone 4. Andiamo a trovare il centro di istantanea rotazione di 3, possiamo avvalerci anche soltanto del teorema di Chasles in questo caso, e capiamo subito che queste due rette sono parallele, per cui il centro di istantanea rotazione P3 cade all'infinito, è un punto improprio, va bene? Vogliamo trovare anche l'asse di collineazione e applicare il teorema di Bouvillier. Va bene? Ma A con 0 coincide con P con 2, A coincide con P 2 3 e B coincide con il P 3 4. Ancora possiamo dire che il P 4 cade all'infinito, perché il moto è traslatorio, tra l'altro anche rettilineo. Ci manca un solo centro di istantanea rotazione, che è il P2-4, quello del moto relativo della manovella rispetto al pistone. Ma questo lo possiamo fare facilmente applicando il teorema di Aaron-Kennedy, quindi 2-3, 3-4, abbiamo questa condizione di allineamento, 2-2-3 e 3, ma abbiamo anche 2, 4 e 2, 4, va bene? Che è quest'altro allineamento, e ricavo il P2, 4. In questo caso il P2, 4 coincide ancora con A, va bene? Quindi lo scrivo qui sotto, P2, 4 deriva dalle due condizioni di allineamento P2, P4, P2, 3, P3, 4. Da queste due condizioni ricavo il P2, 4, che coincide ancora con A in questa particolare configurazione del manovellismo. Qual è l'asse di collineazione? Beh, l'asse di collineazione, come vedete, l'abbiamo ottenuto congiungendo il P3 con il P2, 4. Quindi il P2, 4 sta qui. Il P3 è un punto improprio, quindi un punto improprio in quella direzione, quindi l'asse di collineazione in questa particolare configurazione è questo. Andiamo ad applicare il teorema di Bouvillier. Il teorema di Bouvillier ci dice, nel moto assoluto in questo caso, ci dice che l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata, in questo caso quant'è? 0. Quindi φ uguale a 0, deve essere uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata e la tangente alle polari.
Il riferimento è P3, che però P3 è un punto proprio in questo caso, qui sta all'infinito. Quindi dovrei ruotare di 0, quindi non ruotare, ok? La seconda punteggiata, che è questa, rispetto a P0. Insomma, morale della favola, la tangente alle polari in questo caso è rappresentata da questa retta. Questa è la tangente alle polari che in questo caso coincide anche con la circonferenza dei flessi, che diventa una circonferenza degenere, quindi degenera in quella retta. Ok? Ecco, possiamo facilmente ricavare anche la circonferenza di stazionarietà in merito all'analisi all'analisi cinematica. Quindi, supponendo che questa sia la omega 2, io ricavo la velocità istantanea di A, centro di istantanea rotazione all'infinito, quindi la velocità angolare istantanea di 3 è uguale a 0, perché dovrei dividere questa velocità per infinito, e quindi va a 0, omega 3 è 0, e quindi, come ricorderete, nel caso di atto di moto traslatorio, i vettori di velocità sono tutti uguali. Va bene? Accelerazioni. Facciamola un po' più complicata. Supponiamo che ci sia anche un'accelerazione angolare alfa 2. A questo punto l'accelerazione di A presenta due componenti. Presenta una componente normale, omega 2 quadro a 0 A, quindi accelerazione normale di A è uguale ad omega 2 quadro a 0 A, e l'accelerazione tangenziale di A che è uguale ad alfa 2 a 0 A. Quindi ho due componenti, normale e tangenziale, che naturalmente devo comporre in modo vettoriale. Va bene? Allora, supponiamo che la somma di queste due componenti mi dia, non so, questo vettore qui, per esempio. Ok? Come vettore accelerazione totale del punto A. Ma in questa particolare situazione noi abbiamo che cosa? Andiamo a trovare la tangente di gamma. La tangente di gamma, come ricorderete, è uguale ad alfa, sarebbe l'alfa di 3, diviso omega quadro, sempre di 3. Ma abbiamo appena detto che siccome il centro di istantanea rotazione sta all'infinito, il denominatore è uguale a 0 di questa relazione. Quindi quella tangente trigonometrica va all'infinito, giusto? Qui tangente di gamma è infinito. Quindi quanto vale l'angolo? Gamma uguale pi greco mezzi. Conoscendo gamma, che è pi greco mezzi, e conoscendo il vettore velocità totale di A, posso risalire al centro delle accelerazioni, perché il centro delle accelerazioni deve trovarsi su una congiungente inclinata però di gamma rispetto al vettore accelerazione. In questo caso il vettore accelerazione è inclinato di pi greco mezzi, e quindi prendo la perpendicolare a questa, cioè questa direzione. K deve trovarsi qui sopra, ma K deve trovarsi anche sulla circonferenza dei flessi, e quindi in questo caso il centro delle accelerazioni cade qua. Da qui posso ricavare la accelerazione angolare, che sarebbe la alfa 3, posso ricavare di conseguenza anche l'accelerazione del punto B, e posso tracciare anche la circonferenza di stazionarietà. La circonferenza di stazionarietà in questo caso è rappresentata da quest'altra retta.
Quindi in questo modo noi abbiamo trattato l'analisi cinematica del manovellismo di spinta in questa particolare configurazione e abbiamo applicato anche il teorema di Beauvillier che ci ha aiutati a trovare la circonferenza reflessa. Va bene.